Mario Castellaneta, l'immediato quadro relatore sulla si relaziona sulla Convention Lines di Milano del 2019. Sì, se mette le slide, solo che da qui non le vedo. Vai. Allora, la convention, come diceva Friedrich Nietzsche, se non ti uccide ti rinforza. E come vedete, Milano è quella che è stata segnataria, ve lo ricordo. Adesso facciamo un punto della situazione dopo questo primo anno di lavoro. La convention, quella che noi chiamiamo la convention, in realtà consta di tre moduli. Un modulo è la convention vera e propria, i cinque giorni della convention, dove ci sono i numerosi migliaia di soci che vengono qui. Un altro modulo è la formazione dei DGE e un terzo dei governatori eletti, quindi Pino Sarmi farà questo adesso ad Honolulu, e un terzo modulo è la riunione del board, che è un po' prima, un po' dopo e un po' durante la convention. Questi sono i tre moduli che noi diciamo chiamiamo convention. Quindi bisogna stare attenti perché molto spesso si indica o la convention di 5 giorni o tutta questa cosa. La faremo, vi ricordo, questa è la struttura avveniristica della Fiera di Milano, del Micro Convention Center, e ricordo anche che la convention in Italia si può fare solo a Milano, perché queste strutture le ha soltanto Milano. Nessun'altra città d'Italia, incluso Roma, può permettersi di ospitare la convention dei Lions così come sono oggi le strutture. Anzi, Milano è addirittura migliorata a causa Expo, costruito numerosi alberghi e altre facilities linee della metropolitana. Allora, abbiamo infatti un centro congressi per 18.000 persone, un auditorium da 1.500 posti, la possibilità di fare una plenaria da 12.000 posti. Abbiamo due alternative: 12.000 posti restando in Mico, oppure andando nella nuova fiera 18.000 posti. E poi, no, niente, metri quadrati, vedete le altre facilities che abbiamo, ma niente di fondamentale. La cosa importante cos'è della convention? È questo multiculturalismo, questa multinazionalità multicolore. Voi trovate, sapete, vi ha detto Cesare stamattina, noi abbiamo 210 paesi, è rimasto 209, quindi vabbè, sono 210. Moltissimi di questi vengono, a volte con un rappresentante. Tenete conto che ad Amburgo, ve lo cito a memoria, c'erano decisamente più di 100 nazionalità presenti, ho tutte le statistiche di Amburgo, dei 25.000 soci iscritti, vi do un ordine di grandezza che potrebbe essere quello italiano, 6.000 erano tedeschi, in quel caso 6-7.000 possono essere italiani, 3.000 erano giapponesi, 3.000 erano americani, 2.000 erano indiani e poi man mano si scende. Degli europei più numerosi ad Amburgo, che però è a fianco, ma anche noi siamo a fianco, erano i francesi, cosa per cui è importante che noi sviluppiamo un buon rapporto, diciamo, con i francesi, perché potrebbero mandarci molte persone. È chiaro che il successo della convention dipende molto dal numero di persone che vengono qui. Amburgo è un record di fatto ed è 25.000 persone iscritte. Il minimo negli Stati Uniti qualche anno fa, quindi parliamo degli ultimi anni, è inutile andare troppo indietro, è stato credo 11.000 a Minneapolis, St. Paul. Ora, questo multiculturalismo è fondamentale nel concetto di integrazione che noi stiamo sviluppando. Avete visto questo concetto di integrazione, di dialogo interculturale nato da poco, si sta sviluppando adesso con Cesara. Quello che vi ha fatto vedere Galliano è fondamentale, il dialogo interculturale, quindi sta prendendo piede nella nostra organizzazione questa. Il progetto Baranzate, sapete che è in corso, ed è un progetto, io credo che abbiamo fatto effettivamente qualcosa inserendoci nella modernità.
Ecco, questa è una slide impressionante, io l'ho scelta apposta perché mi piacciono, quando sono un pugno nello stomaco. Ha vinto il premio Pulitzer della fotografia qualche anno fa. 2006, grazie, non ricordavo. Ed è proprio la fame, la povertà, la divisione del mondo, è qualcosa di impressionante. E allora, visto che siamo qui in Expo, e stiamo parlando di questi problemi, ho scelto questa slide che per rappresentare la lotta alla fame e all'ingiustizia. Sapete che uno dei temi fondamentali oggi, da molti anni, ma in realtà oggi sembra realizzabile, è quello dello sviluppo sostenibile, che è un po' un mantra che si tira fuori ad ogni occasione. La vera novità è nata nell'inizio degli anni 70, quando un economista olandese, Sicko Mansholt, per la prima volta cominciò ad accennarne. E sembrava il solito sogno nel cassetto. In realtà gli studi di oggi dicono che lo sviluppo sostenibile è fattibile, si basa su quattro macrosistemi, che sono il sistema dell'inclusione sociale, il sistema dello sviluppo economico, il sistema dell'ambiente. A volte sono contraddittori, perché lo sviluppo economico può generare invece inquinamento e quindi l'ambiente, e invece si dimostra che invece che riparare i danni possiamo creare un'economia che pensi in anticipo a quei danni. E il quarto macrosistema è quello della governance pubblica e privata, quindi le istituzioni e il business sostanzialmente. E questo Jeffrey Sachs, che è l'economista che ha sviluppato il Millennium Goal, è uno dei consulenti di Ban Ki-moon su questi temi, ha sviluppato esattamente questo. Vai avanti perché le ho già dette. Vi faccio vedere la parata, la possibile parata, il percorso della parata. Allora, in realtà ce ne sono alternative, ci sono alternative. Questo è quello iniziale che potrebbe anche essere fatto, ha un unico problema che è troppo lungo, andiamo oltre i 2 chilometri e tenete presente che mi hanno detto che c'è parecchia gente che non regge queste cose, soprattutto a luglio col sole, eccetera, eccetera. Parte dall'Arco della Pace e arriva a Piazza Duomo. Si potrebbe fare più corto, io vidi gli americani entusiasti quando glielo mostrammo un anno fa, quando sono andato a vedere, partendo dal castello e andando a Piazza Duomo. Immaginate questa sfilata in questo scenario rinascimentale sostanzialmente, o del tardo 800 su alcune cose. Molto bella, credo che loro non abbiano mai fatto sfilate di questo genere, anche perché in Europa ne hanno fatte pochissime, vi ricordo che è la quarta in Europa, ne hanno fatte pochissime perché gli europei, vi ricordo, sono svantaggiati da un punto di vista costi, questo perché ci sono numerosi alberghi nelle città europee, gli alberghi di Milano, ma di qualunque città, anche di Parigi, anche di Berlino, anche di Hamburgo, sono alberghi piccoli. Tenete conto che a Las Vegas, che però è un caso eccezionale, nel senso che gli americani quando perdemmo dissero con Las Vegas si può solo perdere, quindi non ti lamentare più di tanto, un albergo, forse due, per sistemare tutte le persone, il che vuol dire risparmio di costi di logistica, gli autobus che li prendono andando terra a terra sono molto meno, anzi non ci sono, se un albergo non ci sono. Hamburgo era partito con 50 alberghi, noi nell'offerta ne abbiamo messi 45, è arrivata alla fine, li ho contati sul modulo che ha mandato, mi pare 71, e quindi anche noi dobbiamo aspettarci di andare da 45 a 60. 60 di alberghi costa, quindi quando qualcuno gli dice che noi siamo stati svantaggiati come costo, ha scoperto nulla, ha scoperto che 45 alberghi costano di più. Evidentemente noi vinciamo per una serie di caratteristiche che possono essere quelle delle nostre città e anche per motivi politici, perché non si può dare poi sempre agli Stati Uniti. Tenete conto, Toronto, per dire un caso normale, l'anno scorso aveva 19 alberghi, tutti vicini, io andavo a piedi da uno all'altro, cioè tranne qualcuno non andavo a piedi.
Allora, dal punto di vista della struttura giuridica, voi avrete sentito parlare, forse anche troppo, di questa telenovela della struttura giuridica da dare. Era stato in un primo tempo deciso, prima a settembre, poi a novembre, dal Consiglio dei Governatori di adottare la struttura giuridica del Trust, non vi sto a spiegare che cos'è il Trust. In realtà c'erano già delle grosse perplessità, poi sono state emesse delle sentenze della Corte di Cassazione a fine febbraio che penalizzavano dal punto di vista fiscale la struttura giuridica del Trust, tassavano i soldi del Trust sostanzialmente all'8% mi pare, e questo ha determinato il definitivo abbandono del Trust. Tuttavia il Consiglio dei Governatori doveva ufficialmente annullare la decisione che aveva preso e quindi ha dovuto aspettare una riunione ufficiale che è stata fatta ad aprile, quindi ad aprile è stato ufficialmente cancellato il Trust. Quindi a questo punto ci siamo rimessi a ragionare le persone che già prima avevano ragionato sulla struttura giuridica da dare al Trust, i professionisti, e stiamo confrontando oggi le strutture giuridiche di scusate, l'avevo messo nell'altra slide, questa è l'ultima, comunque di comitato riconosciuto e di fondazione. Io credo che nel giro di un mesetto si chiude, perché non sono grandi problemi, onestamente, sono problemi che si risolvono in maniera molto semplice. Dopodiché ricordiamoci che lì disegnata l'Italia, la convention è un problema, è un'opportunità di tutti gli italiani. Ricordatevi che voi avete la possibilità di andare a vedere una convention, gli italiani, di andare a vedere una convention quando proprio sono lontani, in Sicilia, per 4 soldi, quelli di Milano nemmeno 4 soldi evidentemente, quelli della Lombardia nemmeno 4 soldi, quelli del nord Italia nemmeno 4 soldi, fatemelo sapere, e quindi è un'opportunità unica di far mostra delle nostre convinzioni, di quello che noi stiamo elaborando, dell'eredità culturale di Expo, perché Expo ha una sua eredità culturale, dell'innovazione sociale che sta nascendo, e io vedo gruppi che lavorano su queste cose, però vanno tutte concordate con Occupy, per portare in evidenza quelle che sono le nostre capacità e le nostre volontà di portare avanti il laionismo. Grazie.